Ehi là, oh, come io, allora, e là là, e mi sono ribaltato, dai che la sia. E bentornati e benvenuti qua ragazzi nel mio canale YouTube. Come sempre, prima di iniziare questo breve gameplay, anche se non sarà tanto breve, ti ricordo un paio di informazioni che la prima, se vuoi, puoi acquistare questo, ma non solo, tanti altri giochi scontati. In descrizione in più ti ricordo ovviamente i miei canali social e ovviamente tanto altro. Allora ragazzi, dietro le quinte ho raccolto i sassi, però ho notato un problema che adesso vi faccio vedere. Nella sezione punti vendita, ovvero qui, non c'è il discorso, come si chiama, sassi da vendere. Infatti nessun punto vendita disponibile. Quindi ho deciso di farmi dare un po' di soldi, come vedete qui sopra. Quindi restituisco ovviamente il macchinario noleggio, che oggi ovviamente si rulla e se avanza tempo si semina, se no facciamo in due puntate separate. Quindi vado allo shop, ragazzi, vado a noleggiarmi un trattore e ovviamente mi noleggio il discorso rullo con con espande fertilizzante e calceviva. Ok, ragazzi, quindi vado e torno. Ok ragazzi, sono arrivato qui allo shop, come potete vedere. Ho deciso di, per l'appunto, di prendere un trattore medio e di prendere ovviamente un Kubota a noleggio. Questo qui da 108, oppure anche questo qua da 162.000 euro. Quindi lo noleggio, però configurazione ruote, direi che prendiamo quelle, vediamo. Ah, ma quello è il peso. Ah, 3 punti. Beh, mettiamo ovviamente anche il peso. Gancio frontale non mi interessa. Motore un po' potenziato, tanto ovviamente è a noleggio, quindi sentiamo anche il motore. Ok, ragazzi, ci sta. Quindi lo noleggio per 89.000 euro, quindi noleggia. Mi compro invece il spandi fertilizzante, sempre quasi quasi della Kubota, che vedo che mi piace il Kubota, devo dire. Quindi vado sulla tipologia fertilizzante. Eccolo qui, questo qua che fa anche da calce, perché devo dare la calce viva. Quindi compriamo il New Holland Non Old Capacity XL. Quindi compra. Sì, almeno questo lo compriamo. Poi vediamo se per caso abbiamo il rullo. Che ovviamente dobbiamo prendere quello di default, se trovo la categoria rulli. Eccolo qua, questo qua da 41.000 euro, quindi noleggiamo anche il rullo. Ah, me l'ha spawnato proprio qua davanti, perfetto. Allora, il rullo, ah, ma c'ho il peso davanti. Ok, allora faccio un piccolo, diciamo così, cambio davanti al peso, così almeno faccio un viaggio solo, non ne faccio due. È un po' irrealistico ovviamente, però raga, non me lo fa neanche configurare, quindi vabbè, mi tocca fare due viaggi. Allora ragazzi, direi che mi prendo subito subito il rullo, così già inizio la rullatura e poi faccio il secondo viaggio per la spandicace, perché comunque quello è un lavoro abbastanza semplice da fare. Ci vediamo non appena siamo in fase. Ed eccoci quasi ovviamente arrivati, che a parte questo traffico devo dire che è molto molto sciscio. Comunque sentivo anche nei tagli il rumore sound, anzi, di questo trattore. Devo dire che sono ben fatti i sound. Voi non so se li sentite alla qualità che li sto sentendo io, ma spero di sì, perché sono ben fatto questo sound. Vediamo se ce la faccio fare retromarcia. Perfetto, perché devo rullare anche se non è richiesto dal gioco, però lo faccio lo stesso, un po' per anche incrementare ovviamente la resa del terreno. Quindi parto da sopra, così mettiamo anche alla prova questo Kubota, per vedere se ce la fa, per l'appunto. Ma ce la dovrebbe fare, perché io rullando i terreni con quello di prima, col trattore che avevamo prima, non ce la facevo, ragazzi. Per cui ho deciso di prendere questo trattore a noleggio, perché sennò veramente non ce la faccio. Allora, vediamo come si fa. Bassa. Allora, accendi. Vediamo. Ah, no, ah, già che non c'è bisogno di accendere, però dai, ce la facciamo. Sì, ho voglia, sì, ce la facciamo meglio di quello di prima per fare la raccolta sassi, che veramente è stato un'impresa fare la raccolta sassi. Ogni tanto guardo anche OBS se sto registrando o no, perché non è la prima volta che mi capita che non sto registrando finché faccio la rec, insomma. Ogni tanto mi dimentico, magari tra un taglio e l'altro, mi dimentico di azionare il tastino microfono, che le volte mi muto durante
il taglio, insomma, per evitare di fare altre figure. Comunque questo bello grande ce la facciamo solo con una passata. Quindi oggi rulliamo e spandiamo la calce con il DLC Kubota, che mi sono già preso ovviamente, che me l'hanno passato gentilmente, per cui ho detto ma perché non provarlo. Comunque per l'appunto ho tolto i sassi, ho raccolto quasi tutti i sassi, qualcosa è rimasto lo stesso, però vabbè dai, alla fine anche se qualcosa di poco non è un problema. Comunque vediamolo anche dall'interno questo bellissimo Kubota, devo dire che è anche fatto bene anche internamente con tutti gli specchietti qua e là, quindi anche di tanta roba. Ehi là, voilà, come io, allora, ce la facciamo senza impigliarci ogni volta nel pipino. E niente, ci siamo impigliati. Per fortuna che c'è la mitica super forza che ci dà una mano a togliere il tutto. Per fortuna, così almeno andiamo belli che sparati. Quindi passiamo due passate. Ok, facciamo due passate. Oggi perlomeno facciamo questo, poi nella successiva lo tengo questo trattore comunque, anche se a noleggio, però lo tengo per la semina, che almeno siamo sicuri che ce la fa, perché abbiamo tutto a tema Kubota, per cui in questa puntata, anzi in questo gameplay, cercherò, in questa mappa, pardon, cercherò di fare tutto a tema Kubota, così almeno diamo un'ampia crescita per gli amici di console e PC per acquistare anche questo Kubota, questo DLC pack. Se magari qualcuno piace, non l'ha mai visto su Farming, oppure per chi è nuovo e appunto lo vuole vedere. Ed eccolo qua che lo vediamo anche nei minimi dettagli. Eccolo lì che bellino, 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 bello, bellino. Veramente un bel DLC che hanno fatto quelli di Giants Editor. Sì, di Giants Editor di Giant. Hanno fatto un bel DLC molto carino, devo dire, a parte che non ho capito cosa sono quei puntini che escono fuori, tipo quei pesi lì che escono fuori. Però boh, penso che sia una roba normale da farming, comunque, vabbè, non è nessun problema. Quanto tempo ho a disposizione, ragazzi? Ancora un po' ne ho, quindi direi che facciamo un taglio e ci vediamo non appena che ho finito qui, così oggi ci occupiamo anche della caccia viva. Quindi a dopo. Ed eccoci qua, ragazzi, che siamo tornati alla fine del campo, che abbiamo finito di rullare questo terreno. Adesso ovviamente mi fermo, abbasso, cioè alzo. E gli spiego ovviamente il rullo, lo poso qui in farm perché poi successivamente mi servirà ovviamente un'ultima volta per rullare ovviamente la semina, quando che si seminerà, così abbiamo proprio 100% del terreno è anche abbondante, quindi adesso mi vado a parcheggiare, questo qua poi prima o dopo ce lo compriamo, raga. Adesso vorrei fare questa serie con calma fino all'uscita del nuovo Farming 25, che non manca tanto. Quindi adesso mi sgancio qui, me lo metto qua, va, me lo metto proprio qua, poi lo sistemerò in live su Twitch oppure lo sistemerò off camera. Quindi stacco, vado al negozio a prendere l'altro pepino di fertilizzante. Quindi ci vediamo non appena sono allo shop. Ed eccoci ragazzi allo shop, adesso ci compriamo anche ovviamente i sacchi necessari, ovvero quello della calceviva. Poi farò un altro viaggio off camera, prenderò anche quello del fertilizzante, così almeno siamo a posto anche per il fertilizzante. Quindi adesso faccio retromarcia, mi carico con questo dall'altra parte, mannaggia. Vabbè, io la mia distrattitudine, la mia concentratitudine e tutto quello che finisce con Udine. Salutiamo anche quelli di Udine. Allora, vado, perfetto, aggancio. Intanto mi prendo ovviamente i sacchi adeguati di calceviva, quindi ne prendo due, direi che bastano, avanzano. Eccoli qua. Adesso me li carico tutti e due. Ed eccoci qua che abbiamo fatto il pieno. Ovviamente adesso torno in farm. Questo giro andiamo insieme. Quindi vado di qua, se no qua faccio veramente tanti tagli e gameplay dura poco e niente. Per cui vediamo anche dall'interno questo Kubota pack, che è veramente un bel Kubota fatto bene. Almeno personalmente a me piace. Buttiamo fuori anche la freccettina, che io uso i tastierini numerici per la freccettina, ovvero 1 e 2. Quindi il tasto 1 e il tasto 2, così almeno se qualcuno me lo chiederà, magari faccio anche un tutorial su come per l'appunto accendere le frecce, insomma 1 e 2, cioè quel tastierino cioè tastierino numerico, insomma, vabbè, non so se mi sono spiegato, però penso di sì. Allora, vediamo, intanto qui mi glitcha un po', però vabbè, sarà là là. E mi sono ribaltato
Mi sono ribaltato. Dai, che la si impenna. Ok, perfetto. Sono riuscito anche a riaddrizzarmi. Se no, mi toccava chiamare Dabba che mi tira su. Salutiamo Dabba che ci segue sempre. Allora, intanto ho fatto anche bene questo tutto. Meno c'è già anche uno shorts libero da fare. Quindi andiamo in farm da questa parte senza che mi capote un'altra volta. Allora, di qua. Ok, perfetto. Andiamo dentro per di qua. Spegniamo il girofaro che sono in farm. Vediamo se ce la faccio passare. Sì, ovvio. Partiamo da là sopra questo giro. Facciamo un altro giro. Questo giro, doppio senso, doppio giro. Vabbè. Hashtag battute del Kaiser. Quindi 21 minuti che registro, 24. Ammazza. Come vola il tempo, ragazzi. Ma adesso concludiamo anche insieme il gameplay. Quindi adesso inizio da qua sopra. Anzi, inizio da questo lato. Questo giro. Sì, dai. Inizio da così. Così prendiamo tutto. Vai, che la si spruzza. Perfetto, intanto bella area di ampliamento comunque da notare. Poi successivamente assimileremo e niente, ci occuperemo di questo terreno nei prossimi gameplay che ovviamente continuerò da semina. Oggi ricapitolando abbiamo comprato, anzi noleggiato un trattore, abbiamo comprato il cubotta fertilizzante e calceviva. Diamo la calceviva sul terreno, abbiamo rullato il terreno e niente ragazzi, non ho altro da dirvi se non ringraziarvi per essere arrivati fino a qui. Ovviamente se vi è piaciuto cosino, il gameplay, lasciate un bel like così almeno siamo fiduciosi anche per la crescita di questo piccolo e umile canale. Quindi io ringrazio ovviamente i moderatori, siamo ormai agli sgoccioli, no? Come il TG5 che ringrazia la produzione, io ringrazio tutti voi, ringrazio e saluto i moderatori che quelli sono comunque la forza del canale che aiutano anche nella gestione dei commenti, che se vedono qualche commento negativo ovviamente bloccano quel commento. Quindi ringrazio tutti, vi lascio con la siglotta, ragazzi. Noi ci becchiamo molto presto in un prossimo gameplay. Se per appunto commentate, iscrivetevi e lasciate un bel like, ragazzi. E alla prossima. Ciao ciao ciao.